Storia Nazione nasce a Pesaro dietro da un'idea di tre persone, una sono io, una è Massimo Baronciani e un altro è Cesare Cofanelli che purtroppo non è più tra noi perché quest'anno ci ha lasciato. L'associazione vuole portare a Pesaro tutto quello che è, come diceva, la storia e riguardando uno sguardo alla nazione Italia. Questo faremo, sono già in essere un'altra serata che verrà fatta a novembre, dove porteremo anche qua dei personaggi che girano nel mondo della cultura nazionale e presto avrete anche una sorpresa con un grandissimo personaggio. Gli argomenti sono quelli, diciamo così, sull'identità italiana. Quello che noi vorremmo portare a Pesaro come eventi culturali, quello che riguardano quello che sono le dinastie pesaresi e anche quello che sono i personaggi che sono passati a Pesaro, che sono nati a Pesaro e che hanno portato a Pesaro quello che è la storia e quello che è per un qualcosa a livello nazionale, quindi quello che hanno fatto grande la nazione Italia. Siamo nella bellissima cornice della Chiesa dell'Annunziata, in via dell'Annunziata, in pieno centro storico. Oggi l'Associazione Culturale Storia e Nazione presenta una conferenza dedicata alla vita di San Francesco d'Assisi e la professoressa Stefania Ciaffoncini introduce l'argomento presentandoci San Francesco nell'arte e nella letteratura. Esatto, perché in effetti San Francesco dal XIII secolo in poi ha ispirato un po' tantissimi artisti, sia nel campo dell'arte, propriamente della pittura e della scultura, ma anche nel campo della letteratura e della poesia. Per cui si contano, diciamo, sui 500 artisti dal XIII secolo in poi che si sono ispirati a questa figura, perché proprio colpisce l'immaginario. Come si inserisce la figura di San Francesco nell'ambito dell'Associazione Culturale Storia e Nazione? Diciamo che San Francesco, come diceva Dino Campana, è un caro santo italiano, per cui noi ci ispiriamo soprattutto a questa figura perché, essendo patrono d'Italia e anche d'Europa, rientra un po' in quello che è il nostro percorso culturale. È una conferenza dedicata a Francesco, naturalmente come grande simbolo e monumentale testimonianza dell'identità italiana ma anche europea. A me invece c'è il compito di svilupparne la biografia attraverso tutte le sue vicissitudini e naturalmente la sua meravigliosa avventura poetica di innamorato del cielo.